adesso. Comunque, niente, ragazzi, siamo molto contenti di essere qua. Effettivamente c'è un po' di respiro. Siamo qua a suonare. Siamo qua soprattutto per presentare il disco che, guarda caso, capite tutte le cose che vediamo qua. Calumnia che mi ha stato. Ce l'abbiamo quello vecchio, ce l'abbiamo quello vecchio. Abbiamo un altro disco. Qualsiasi interessato, insomma, a Natale. Si sta scaricando. Abbiamo suonato come primo pezzo un brano che a noi piace moltissimo, che si intitola, guarda caso, essendo in una pasticcia che si chiama Cheesecake, di Dexter Gordon, un pezzo al quale siamo molto affezionati, soprattutto Andrea. Come secondo brano abbiamo suonato un nostro pezzo, che si intitola con una data anche questa molto significativa, è un concerto di grosso significato adesso, penso, per voi, che ci sta toccando già dopo due pezzi nel profondo, una data molto significativa, che è il 14 giugno del 98, una data molto importante per lo sport mondiale. Della finale tra i Chicago Bulls e gli Utah Jazz, cose tremende, abbiamo voluto dedicare questo pezzo a questo grandissimo momento dello sport e non solo dell'umanità, esatto. E adesso continuiamo con A Caddy for Daddy, un pezzo di Hank Mobley. Auguri a tutti. Siccome mi chiedono una più voce, e viva Jazz! Thank you.
Adesso continuiamo con un altro brano che sarà presente nel disco che vi ho non vi ho ancora letto il titolo del come si chiamerà il nostro disco, si chiamerà, e ve lo dico adesso, un momento di suspense, fammi la sigletta suspense. Thank you.
c'è il bello adesso. Anche chiamato Cosmo Felice. Questo è un pezzo che si chiama Happiness, è stato scritto da un carissimo amico di qualcuno sicuramente, George Cables. Siccome questo pezzo parla di felicità, prima mentre mangiavamo una squisita pizza offerta gentilmente dal signor Claudio, che è ancora più buona, si parlava di ringraziamenti, di collaborazioni, di amicizia, del bello che è condividere certe cose, e quindi ci teneva Felice a ringraziare pubblicamente il nostro caro amico Luca Ceribelli di esistere soprattutto. Prego, ringraziatevi. Ma non c'è una base da mettere su? Poi per favore farci un... Cosa vuoi fare? Sì, anche a lei. No. Ma non ti metti in ginocchio a fare queste cose? No, Michele. Possiamo finire su queste cose? No? Sì, no. No, dai. Faccio felice. Niente. Ma felice, ma hai la sorpresa in tasca, sei felice di vedermi. Ma continuiamo con la musica che è messa. Sì. Vai, vai. Ma che profumo?
Thank you.
Shifter, Boogie Waltz e il grandissimo Fastballer. Ma andiamo a presentare la band! Andrea Bugni al contrabbasso! L'unica nostra fonte di sostentamento per andare nel jazz club, per starci a New York e a mangiare tutti i giorni questa cosa qua che a New York è molto famosa e si chiama il One Slice One Dollar, quindi con un dollaro ti mangi il traccio di pizza, noi ci facciamo generalmente un 15 giorni a New York. 15 giorni? Va bene, spendiamo 30 trentina di dollari e si tira avanti così, quindi un pezzo One Slice, Cosmo Quintet, auguri a tutti di nuovo. No, ci sei stato, non puoi farlo. Felice, stai marcando malissimo. Stai marcando malissimo, voglio dire. Pronto?
si ricorda chi era cassette 25? Chi mi dice che cos'era, a che cosa è riferito a cassette 25, avrà un disco 4000. Sì, non lo potremo. Avrà un disco in omaggio. Qualcuno me lo sa dire? Qualcuno ha una vaga idea? Perché è una citazione corta questa. È cortissima. Cortissima, è una citazione corta. Troppo corta. Nessuno lo sa, che andate a cercarlo, perché io non sarò, no, no, quello che mi piace. Niente, stiamo volvendo al termine. Comunque stiamo finendo la scaletta e adesso continuiamo con ve lo consiglio di notare. I want to talk about you. Per chi non avesse capito, I want to talk about you. Hai visto? Scamato. Ma tu me lo ricordo di Francesca. 73-74. Grazie, continuiamo con questa bellissima ballad che si intitola I want to talk about you. Thank you.
Fighissimo! Hai trovato il capelliato? No, no.